Stiamo raccontando una storia che è rimasta per 80 anni forse come polvere sotto al tappeto, con una certa indifferenza ci siamo passati sopra e non siamo andati a guardare sotto a quel tappeto cosa c'era. Il convegno ci consente di mettere un punto fermo sia nella ricerca storica degli specialisti, sia soprattutto delle fonti documentali dei quattro alti ufficiali che sono responsabili degli uffici storici delle Forze Armate, perché questo lavoro, oltre a costituire un evento culturale a cui importanza è stata sottolineata in un articolo nella pagina della cultura del Corriere della Sera, e presto diventerà patrimonio comune grazie alla pubblicazione degli atti che costituiranno un punto imprescindibile della ricerca.